Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Ho finito poco fa di fare una doccia. Questo cosa c'entra? Beh, penso nulla perché non me ne fregherà un cazzo. Però dovete sapere che tutte le volte che io faccio una doccia rifletto sulla giornata. Magari mentre faccio lo shampoo rifletto sulla giornata e sul canale. E ogni tanto mi vengono in mente delle idee per delle nuove serie. Giusto per la cronaca, Dual Maxing è nato sotto la doccia. Così, chiusa subito la parentesi. Ma a cosa stavo pensando, a parte gli scherzi? In questo periodo mi è arrivato un pacco che è questo qua, ragazzuoli, questo pacco nero. E giusto un secondo prima di fare la doccia è arrivato un altro paccone che è qua. Anzi, questo ve lo faccio vedere poi dopo. Praticamente stavo facendo la doccia, sempre con lo shampoo, no? E dicevo, che bello adesso aprire tutti i pacchi che aspetto da una vita. E lì è nata l'idea. Perché non fare un chest opening in real life nel quale, anziché aprire i bauli, apro i pacchi che mi arrivano? Ovviamente io non comincio mai una serie convinto di voler fare così. Questo sarà un test, ok? Questo sarà un video test. Se vedo che l'idea vi piace, lo porterò avanti, anche perché veramente pacchi, ragazzi, ne ho un bordello. Perché qualche volta mi arriva anche qualcosa tramite YouTube, come sapete, e potrei inserire anche quello, ma sì, facciamo anche i placement, money grabber, no, calma. Quando succederanno delle cose del genere vi metterò comunque il link e specificherò la cosa. Il pacco di oggi, ve lo dico già, è una cosa che ho comprato con i miei soldi. Quindi apriamo e chiudiamo subito anche questa parentesi, almeno lo specifichiamo. Perché ad esempio questo pacco me l'hanno inviato, ma qui ce n'è un altro che ho comprato io. Qui ce n'è un altro che ho comprato io. Qua ce n'è un altro che ho comprato io. E a proposito di pacchi che ho comprato io, giusto perché so che c'è gente così malata da studiare ogni frammento di un video per capire se ci sono dati personali su dei pacchi. Sì, lo so, è assurdo, ma c'è gente che lo fa veramente. Per fare questa possibile serie mi sono armato di un pennarello nero per andare a pasticciare tutti i pacchi, andando a rimuovere persino i codici a barre. Quindi oddio, cosa ho cliccato sulla tastiera. Non potrete mai e poi mai scoprire nulla da queste cose. A parte il fatto che mi chiamo Luca. Questo è una cosa che ormai sapete. Devo convivere con questa cosa. Comunque, se adesso parte gli scherzi, mi sembrava un'idea carina per non aprire tutte le volte i bauli, che alla fine sono sempre gli stessi, ma aprire qualcosa che sta appunto in real life, nella vita reale, che coinvolge anche un pochettino ciò che sta al di fuori da questo rettangolo, da questa postazione, da gaming, da registrazione, da editing, da tutto in cui mi vedete tutti i giorni. Perché ragazzi, dovete sapere che questo pacco oggi vi darà la possibilità di vedere qualcosa che non avete mai visto, ma ci tengo a farvi vedere. Sì, ho seriamente disegnato un baule super magico sul pacco. Cioè, guardate, non so se mi sentite perché metto il pacco tra me e il microfono, ma guardate. L'unica delusione di questo pacco è che sembra enorme, ma in realtà è sottilissimo. Ferre e fa le miniature ingannevoli. Sì, falso. Sì, ci mancavo solamente più io che mi mettevo a fare così. Ormai lo fanno tutti, ma ragazzi, mi è venuto naturale. Ormai è un atteggiamento che fa parte della gestualità degli youtuber. Comunque sì, adesso mi devo armare di forbici o qualcosa che possa tagliare cartone. Ma ragazzi, seriamente, quanto è bello questo baule super magico. È un peccato tagliarlo. Cioè, io faccio cagare a disegnare. Mi è uscito un disegno bello e io cosa faccio? Strappo tutto. Ammettetelo che anche voi, quando aprite pacchi, lettere o qualsiasi cosa e cercate in casa la prima cosa che taglia, non taglia un cazzo, non taglia niente. Devi aprirti ora. Ok, allora forse ce l'ho fatta. Allora, eccoli qua. Oddio. Ragazzi, aspettate. Aiuto, aiuto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che cosa diavolo è questo? Questi, ok, forse si può leggere qua dalla scritta, sono tappetini. Tappetini? Sì, non di certo a gaming perché sono qualcosa di enorme, ma sono tappetini per una macchina. E infatti, per inaugurare questa serie nel migliore dei modi, voglio finalmente, dopo una vita, mostrarvi la mia macchina. Però credo che prima sia meglio fare un taglio in cui vado a mettere i tappetini e ve la mostro direttamente con i tappetini. Perché se no è un casino, ragazzi, sono abnormi e sono ancora puliti, vorrei non sporcarli tenendo videocamera da una parte e tappetini dall'altra. Ciao ciao postazione, ci vediamo dopo.
Ok, ma questo non doveva essere un video di Clash Royale anche? Scusate se sono andato un pochettino fuori tema, diciamo, ma ragazzi, me l'avete chiesto in tanti. Ferre la tua macchina? Ma Ferre la tua macchina? Ferre la tua macchina? L'hai messa su Instagram e sul canale? E niente, allora ho deciso semplicemente di dedicarci una piccola clip. Tornando a noi, comunque sia, pensavo, adesso non so come, di abbinare logicamente, oltre ai pacchi che aprirò in questa serie, anche dei bauli. Allora, io adesso semplicemente li apro dopo, ma magari in un prossimo episodio potrei aprire i bauli in mezzo al pacco e poi altri bauli, devo ancora decidere. Fatto sta che oggi mi cogliete un pochettino alla sprovvista, ho giusto questi bauli qua. Partiamo sempre con una free chest, abbiamo 93 di oro, e uno grinder e 12 barbari scelti. Beh, bella sta free chest, ragazzi, eh? Bellissima. Tutte carte decisamente utili. Partiamo anche con una silver chest, 90 di oro e si arriva a 10.000. Molto importante perché ci servono per la zap di livello 12. La vedremo poi tra poco. E una fireball. Minchia, ragazzi, tutte carte che mi servono. Ecco, gli arcieri, ho parlato. Diciamo che sono fortunato perché ho un baule gigante con me. In realtà lo volevo conservare, ma data l'occasione andiamo ad aprire assieme. Stavo per dire 2296 di oro, ragazzi. I bauli giganti io li adoro, solo per questo. Subito la epica, mannaggia, lui poteva darmi una volta la leggendaria, no? 33 cure. Ragazzuoli, le cure sono una carta che non è che mi serva, perché non mi sembra molto forte. Però devo dire che non ce l'ho, praticamente ne avevo, l'ho trovata in metà adesso, ragazzi. Prima avete visto anche voi, ero con pochissime cure. E l'ultima di nuovo gli arcieri. Gli arcieri che alla fine potrei anche potenziare, perché sono forti, però ragazzi non li so usare proprio, zero, preferisco la moschettiera. Ad ogni modo siamo arrivati sui 12.000 di oro, poco fa vi parlavo di carte, ragazzi, ed eccoci qua. Come vedete, zap potenziabile, non potenziata ma potenziabile, a livello 12, abbiamo 2012 coppie, adesso sto cominciando a richiedere un po' di giganti, vedrò cosa fare, se continuare a richiederli e cercare di farli all'11, oppure passare alla fireball o al mega sgherro, vedrò un pochettino sostanzialmente. Oggi devo dire che è una giornata abbastanza fortunata anche per quanto riguarda lo shop, perché ho praticamente sia i barbari scelti sia il gigante, entrambe le carte che utilizzo, ovviamente con la strega. Quando mai il gigante senza la strega? Un salutone a Grax. Ah, e poi qua sotto ovviamente abbiamo i maghi, l'ultima offerta che ci ha lanciato in faccia la Supercell, molto carina, perché se uno veramente vuole i maghi non deve per forza gemmarli, ma può spendere l'oro. Che bella cosa, spero che la facciano anche col gigante. Spenderei subito tutto il mio oro. Prima di salutarci, ovviamente, come sempre, facciamo anche una partita, ragazzi. Io direi di farne una, magari per i prossimi episodi, a seconda di come si strutturano, vediamo se farne magari anche due. Ad ogni modo, non so se notate le coppe, ma rispetto a poco fa sono più basse, perché io in teoria ho già registrato questa clip, ma editando alle 11 di sera quasi, ho scoperto che quella clip è andata a fare in cuore. Il bello che è andata a fare in cuore è solamente la clip del telefono. Io ho ancora la facecam buona, l'audio buono, ma la clip del telefono è a quel paese, quindi devo rifare tutto. Vabbè, ma lasciamo perdere questi problemi che sono cose mie, che mi gestisco nell'editing. Voi non dovete sapere i casini che faccio quando faccio un video. Allora, adesso concentriamoci, ragazzi, perché io, lo sapete, quando sono in live a parlare non riesco a concentrarmi, io ho il cervello che va solamente con una cosa alla volta. Allora, partiamo con i barbari scelti di qua. Ok, mi butta delle guardie, io andrei a tronchettare queste signorine qua. Mi butta una stregozza. Ok, andrei a tirarle una bella botta a quella stregozza lì. Ok, mi tira una fireball piccolina che fa un pochettino di male. Ok, il mega sgherro però ha tirato una botta, e anche i barbari scelti hanno tirato una botta, quindi siamo in vantaggio noi di danno. Ok, come non detto, su una torre adesso è in vantaggio lui. Ragazzuoli, io aspetterei a partire col gigante, perché deve essere un po' un effetto sorpresa. Partiamo con uno stregone elettrico da dietro. Ok, aspettiamo cosa fa lui. Ok, mi parte con un gigante royale. Direi che posso buttare il gigante mio. Sì, non si chiama gigante normale, si chiama gigante mio. E andrei a zappare, andrei con i barbari scelti di qua a sto punto. Mannaggia lui. Ci va il tronco qua, ragazzi, qua ci va il tronco tutta la vita. Dai, ammazza quegli stronzoni. Aiuto, aiuto, ragazzi. Andiamo a
zappettare, buttare gli scheletrini di qua, lui zappetterà, mi sa. Andiamo con un mega sgherro, che no, non fa un cazzo perché è troppo lento e comunque si attira. Niente ragazzi. Oh, gli scheletrini comunque si hanno difeso abbastanza la torre, è arrivata solamente a 1200, invece la sua è 700. Ragazzi, proviamo a buttare una bella fireball su quella stregozza lì, tac, e mi butta il minatore. Andiamo con una zap, la riusciamo a shottare. Sì, minatore, fotte seghe, ci pigliamo sti due hit. La sua torre è piacevolmente, pericolosamente bassa di vita. Andiamo con un bel tronchetto anche qui. Andiamo con... ah, lo stregone elettrico, sto stronzone. Ah, se lo sapevo prima, la fireball non la toglieva nessuno, sapete? Allora, adesso qua mi preparo un bel gigante, sempre pronto. Andiamo con lo stregone elettrico, aspettate, perché io qua ho un po' paura. No, ho buttato gli scheletrini, ragazzi, non ci credo mai proprio. Andiamo con il gigante questa volta, ok. Andiamo con i barbari scelti di nuovo, perché lui vuole shottarmi la torre, mi sa. Ho come questo dubbio, ma non ce la farà, eccolo, infatti. Andiamo con una bella fireball, la sua torre va giù, ciao torre. Andiamo a farle fuori la stregozza, tanti saluti torre. Andiamo a fermare quel minatore, ce la facciamo a fermare quel minatore? Ce la facciamo a fermare quel minatore? Sì, ma non la fireball. Andiamo con un gigante di qua, andiamo con un mega sgherro di qua. Andiamo con un tronco pronto, perché sapevo che mi buttavo i barbari, ok. Andiamo a far dei danni alla torre, la tiriamo giù, dai, ancora una botticina, piccolina, boia! Una botta mega sgherro, no, ragazzi, all'ultimo. Allora, andiamo con i barbari scelti, almeno non gli diamo tempo di attaccare. Andiamo a buttare una zap preventiva, mi ha fermato un barbaro col suo gigante royal. Andiamo con un tronco, andiamo con la fireball e dovremmo avere la vittoria nostra, ragazzi. Oh mio Dio, meno male che la clip è andata a quel paese, almeno ne ho fatta una un po' più decente e ho vinto. Vedete ragazzi, ogni tanto succedono delle belle cose. Baule dorato, sì, dorato, gold ragazzi, non connetto più. Vedete, le 11 di sera per me è già un orario tardivo, perché come sapete io ho degli orari di merda. E andiamo ad aprire il baule, perfetto per la notte, così nelle mie 6 ore di sonno si aprirà il baule da 8 ore. E andiamo ad aprire la crown chest, così bonus 619 di oro, 2 gemme, 29 goblin. Me la dai la leggendaria, per favore? Dai, dammi la leggendaria. 48 gang dei goblin, 8 golem di ghiaccio, ragazzi. E qua potrebbe scapparci una epica. Eccola qua, infatti. No, la leggendaria, ma la epica. Va bene. Guardie che non uso mai. Anzi, sto tizio aveva le guardie, sinceramente, ma è da un po' che non le vedo in multiplayer. Qua chiedono mega sgherro, le do volentieri, anche se mi servirebbe, lo so, ma sono scemo. Mi serve loro più che altro perché voglio la zap livello 12. Approfitterei anche di questa schermata per dirvi di provare questo deck, perché io gioco di merda, lo uso di merda, ma se qualcuno di voi sa giocare un po' meglio, magari può farsi delle belle coppe, magari può mettere anche gli sgherri normali al posto del mega sgherro e magari può darmi semplicemente dei consigli, così ne approfitto anche. Ragazzi, direi che con questo video siamo giunti al termine, noi ci vediamo domani alle 5 come al solito. Mi raccomando, continuate a sostenere con tanti pollicioni in su, un commento, un salto in descrizione, dove vi lascio Instagram, Facebook, Twitter, tutti i social del mondo, faccio copia e incolla, mando roba ovunque, mi trovate davvero un pochettino dappertutto. E ovviamente tutti gli altri link di roba che chiedete a caso, c'è sempre qua sotto. Ragazzi, un saluto a tutti e ciao!